sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano con loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei calzari. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato, e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea come una colomba, e venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parola della nostra liberazione. Non pensate al battesimo di Gesù come analogia ai nostri battesimi, perché è tutta un'altra cosa. Io penso che oggi c'è un movimento sotterraneo, lento ma credo inevitabile, di rimettere il Nuovo Testamento nell'alveo in cui è nato, perché l'abbiamo portato fuori, e il tempo e la storia, e l'abbiamo messo nell'alveo greco-romano, e ha perso molto, molto della sua originalità, che ci chiama alla nostra responsabilità con maggiore, direi con maggiore violenza, con maggiore forza. Il battesimo di Gesù rappresenta l'immersione nelle acque profonde, cioè in un certo senso la morte, l'affondare. L'acqua non ha solamente il significato positivo di dissetare, di purificarci, di lavarci, ma anche il significato minaccioso delle acque profonde. Del resto, il nostro Sergio in questi ultimi giorni ha dimostrato questo aspetto minaccioso, e possiamo capirlo ancora un po' di più. E quindi il battesimo rappresenta proprio l'immersione nella morte per rinascere, ecco. E quindi è veramente, vorrei dire, la rappresentazione della nostra vita spirituale, della nostra vita interiore. La nostra religiosità bisogna che perda questa specie di visione così quasi meccanica dei sacramenti, delle pratiche religiose. La nostra religione ci impegna principalmente ad accettare un morire e un rinascere, che non si dà una sola volta nella vita. Magari c'è un episodio centrale
della perdita di una persona cara, della perdita ancora più importante dell'amore, tanti episodi che ci parlano di morte, dai quali che sono la provocazione per poter rinascere. Capite? Il nostro spirito è in un processo di vita che noi dobbiamo accettare. E guardate, parallelamente a queste scoperte che stiamo facendo, che sono molto più reali e che impegnano di più la nostra vita, c'è un processo anche in quelle che sono le scienze, chiamiamole, dell'anima, la psicologia, la psichiatria. Oggi si cambia, vorrei dire, di visione. Io non devo andare dal psichiatra, parlo in senso molto ottimista, perché sto portando un fardello che non riesco a sopportare per il suo peso. E quindi il psichiatra è uno che mi deve guarire. Ed oggi si sta scoprendo che non è vero che mi deve guarire, perché questo fardello che io porto dietro è il dolore dell'anima. Bisogna oggi fuggire da una grande tentazione, vorrei dire quello delle anestesie. Il dolore è il demonio, il dolore è il male, il dolore è il negativo. Non è vero, non è vero. Il dolore è il nostro grande alleato. La sofferenza dell'anima è il nostro, la nostra grande alleata. Del resto non è nuovo, perché si è parlato da anticamente, da quando io ero bambino, sentivo parlare di contrizione. Che parola selvaggia, che cosa vuol dire contrizione? E mia madre mi spiegava, è il dolore del cuore, è il dolore dell'anima, quella di non sentirsi buoni, di non avere compreso il senso vero della nostra esistenza, che è una creazione, è una ricreazione attraverso le sofferenze interiori. Oggi c'è una scuola psicanalitica che dice che lo psichiatra non è un medico, non dovrebbe essere un medico, non dovrebbe proporsi di guarire, dovrebbe proporsi di cercare il senso di questa sofferenza. Perché io soffro nell'anima? Perché soffro dentro di me? Ed è una sofferenza superiore a quella della carne, alla quale posso permettermi, non ha molto valore, di prendere dei calmanti. Ma il dolore dell'anima è la voce di Dio, è la voce dello Spirito, è questa forza che ci dice ricordati, ricordati che la tua vita non è statica. Ricordati che il tuo problema umano non si risolve con certe pratiche religiose alle quali assisti esteriormente. Devi guardare in faccia, coraggiosamente, questo dolore che porti dentro di te. Perché
perché soltanto guardandolo in faccia, soltanto affrontandolo, tu capirai che è diventato il tuo grande alleato, quello che ti aiuta a non accettare la mediocrità, la staticità, quello di accettare, perché in questa accettazione c'è in fondo tutti gli errori che tu puoi commettere, che ti perdoni molto facilmente, qualche volta con l'aiuto di una confessione che non è altro che un raccontare, ma senza dolore e senza proposito di cambiare. Noi dobbiamo cambiare, perché Gesù ci ha detto che il culto di Dio, il vero culto di Dio, non sta nei riti, non sta neanche nella liturgia. La vera attesa di Dio è che diventiamo figli suoi. Che cosa vuol dire? Vuol dire di mettere tutte le nostre azioni, il nostro operare, le nostre scelte sotto questa ispirazione unica dell'amore, l'amore agli altri. Io porto delle dinamiche di amore nel mondo, o metto nel mondo di mano dinamiche di egoismo, di potere, di superiorità, di prepotenza, di ghermire le cose più avidamente posso. Ecco. E questa è la funzione di quella che chiamavano anticamente la contrizione, cioè il dolore del cuore. E vi ho detto questo partendo da questo mistero che noi celebriamo oggi, chiudendo il ciclo pasquale di Cristo che accetta. Cristo non è andato da Giovanni per chiedere che lo purifichi dal peccato. Cristo dimostra di scendere, lui è sceso nel deserto, è sceso profondamente, è morto respingendo tutte le offerte di potere, tutte le offerte che lo facevano visibilmente presente come figlio di Dio, che ha in mano la vita e la morte, accettato di essere all'ultimo posto, scendere giù in questo simbolo della morte per risorgere. E questa è la vicenda della nostra vita. Non dobbiamo desiderare il dolore, ma dobbiamo accettarlo quando viene, perché vuol dire che siamo svegli, vuol dire che noi accettiamo di vedere la nostra vita come una creazione e una ricreazione, come un morire e un rinascere. Gesù cala nelle acque profonde. Il suo deserto, che ci viene raccontato, è stato toccare il fondo e di lì rinasce. Ecco la voce del cielo. Ascoltiamola.